domande che fanno in Italia. Dice la gente, perché quale motivo ti dice che tu sei diventato famoso? Io sono diventato famoso perché grazie a un canale molto personale, però perché nello stesso tempo prima non me ne poteva fregare niente di internet, di YouTube, di Google, di Facebook, di tutti questi programmi che poi non hanno senso, perché io, se non era per Zuckerberg o Zureberg, come cavolo si chiama, io non mi iscrivevo al canale di Facebook, a Messenger, WhatsApp e via dicendo. È stata un'idea così volontaria di iscrivermi nel 2014. È nata l'idea di farmi conoscere, perché prima non ero nessuno, perché tutti dicevano: ma questo ragazzo così giovane che ha 32 anni, adesso 40, ma come mai che non ne sappiamo niente di questo ragazzo che poi sarei io, di questo regista che si mette a fare i video e pubblicarli? Ma mi sembra strano, perché oltretutto fa le dirette, e ce l'avevano sempre con me, eh? Fa le dirette e le mette su Facebook, e poi nello stesso tempo da Facebook le mette su YouTube. Come mai questa cosa? Infatti mi sembra molto strano, perché molte persone mi hanno anche fatto una denuncia, perché qui c'è scritto che mi hanno fatto una denuncia, perché cioè veramente a me è il 6 aprile a stazione di Colchiano, per via dei fiumi, vabbè, tribunale, e mi hanno chiamato Procaccioli per una cosa di non so, ecco, quello dire. Vabbè. Comunque, vabbè, questa la devo notificare. Poi magari dopo pranzo devo battere un altro foglio per far capire che cazzo sono tutti i signori, vabbè. E poi me l'hanno mandato un altro foglio. Non so se vabbè, questo è per referendum, e vabbè, questo me l'hanno mandato prima, vabbè, questo me l'hanno mandato prima, e mi hanno detto, diceva, com'è possibile che questo ragazzo volontariamente, anche se non lo conosco, si mette a fare dei video, si traveste, si fa, diceva, ma scusate, oltretutto io faccio video, mangio, bevo, dormo, se voglio fare una cantata la faccio, ma io dico, ma se non avete niente a che fare, per quale motivo voi venite a stuzzicare a me dicendomi che io faccio i video? Ma cioè, io ne faccio uno, ne faccio due, ne faccio 1000, 2000, 3000, cioè al giorno non ho niente da fare e faccio i video. Beh, ovvio, perché se uno fa un video non è perché proprio perché che si annoia o niente, io mi diverto a fare video, basta. Perché mi posso fare. Se non avessi fatto i video, non ero un regista. Non ero nessuno. E la verità è questa, è che molte persone mi hanno citato, mi hanno bannato, mi hanno escluso, specialmente questo ragazzo Prince Ross, che ogni volta che gli scrivo una cavolata, questo mi fa stare zitto. E ci sono molte persone che lo fanno, perché non è che sia la prima volta che questi lo fanno, ma sai, ma molte volte lo fanno. Tant'è vero che chiaramente questo non è perché io voglio essere autonomo riguardo a una persona che nello stesso tempo, cioè io vado in un bar, no? Mi metto seduto in un bar, chiacchiero, perché è chiaro che uno deve parlare, perché se no, se non parla, che fa? Deve stare zitto. Allora, mi è successo che ho incontrato molte persone, specie per queste persone un po' curiose, che volevano sapere dove è che abitavo. Io non glielo potevo dire dove abitavo. Venite da soli e vedete dove abito.
Alcuni gli hanno detto che io non ero praticamente di Ronciglione, che ero di un altro paese, o di Viterbo. Io gli ho detto che veramente che ero di Viterbo. E io ho detto così. Però se vanno al Viterbo non mi trovano e vengono sempre nel mio territorio. Alcuni forestieri di solito quando si fermano qui nel territorio della Tuscia viterbese, specie che se sono di Roma, vengono a vedere le foret del paese. E qui ci troviamo a Corchiano, un paese di, 3, di quasi 3.500 abitanti, al minimo 3.500, tra pakistani, indiani, cinesi, giapponesi, rumeni, francesi, Argentina e Brasile hanno riempito l'Italia e nei napoletani. Poi c'è un bar, qua sotto c'è un bar, che una volta ci venivano sempre tante persone e adesso non ci viene più nessuno. È frequentato anche da extracomunitari. Io ve l'ho detto 50.000 volte. Questi extracomunitari vengono qui, si bevono le birre, minimo 6, 7 birre, 8, vabbè, e poi nello stesso tempo pagano. Poi li vedi lì nelle slot machine che giocano, minimo 10 euro, 23, e poi magari quando perdono i soldi e si arrabbiano pure. Ci sta il figlio che nello stesso tempo paga, per non dire i nomi, paga 900 euro un avvocato per farsi difendere. E questo avvocato sostiene, cioè concorda o condivide qualsiasi cosa che lui combina. Questo avvocato, cioè guadagna 900 euro per farlo parlare, cioè, ma sarà una cosa stupida questa, perché un avvocato non può difendere un ragazzo che paga 900 euro per dire quattro stupidaggini. Cioè, io dico, ma poi ha messo delle videosorveglianze di fuori, perché, nel senso che se gli vengono a rubare dentro, la telecamera, la sorveglianza, la videosorveglianza registra. Poi voglio dire un'altra cosa, questa qui davanti. Io ve l'ho detto, questa qui che nello stesso tempo gli hanno levato il figlio perché giocava con una pistola. Poi una volta ha tentato il suicidio e si è voluta buttare dalla finestra del bagno. E poi l'hanno recuperata e si è presa gli arresti domiciliari. Ok. Poi si è scoperto che sta scema, questa qui, si è messa a ballare con Vincenzo lo Spazzino. Ha fatto teatro. Sono venuti quelli della CIM, hanno visto quello che combinava e gli hanno fatto il test, gli hanno fatto una puntura qui e in culo. E si è contenta perché ballava, faceva la pazza, faceva così. E ballava, dice balla, vince, e essa ballava, faceva teatro. Poi l'ha scoperta anche la mia amica, la romana, no? Quella che mi faceva sempre a casa. E allora questa si è messa a ballare con una banana, la lafregna, nell'utero. E ballava pure, faceva la pazza. E poi ho scoperto che quello che ha la motocicletta, il signore affatato, nello stesso tempo non voleva essere, cioè si è messa a litigare con la romana. E poi questo gli ha detto che era una brutta racchia. Solo che non vuole che gli metto la mondezza lì nel garage, nel garage privato. E allora io gli ho detto, guarda, io la mondezza, se volendo, la posso mettere dentro al furgone, ma basta che poi non mi rompi più le scatole. Dice, sì, la puoi mettere dove vuoi, ma basta che non la lasci lì. Quello del ristorante, questo qua, ogni volta che vado là sono sempre 30 euro che io spendo. E poi Giuggiolo dice che organizza una festa dal 16 fino al 21, 24, vabbè. Io dico, ma se voi fate il cinema all'aperto, quattro appuntamenti, più un
un trailer che che hanno girato a Col Chiaro, ma io dico fatemi vedere tutto quanto il film e poi se ne parla. No, 7 minuti a vedere un trailer che si chiama West Is Ended di Andrea Colinelli. E io dico, ma se voi mi fate vedere tutto quanto il film, non sarebbe meglio? Sarebbe meglio, no, che poi mi fate vedere il trailer di questo film girato a Corchiano. E andiamo. Comunque, per concludere, per sbucciare un arancio, io vi dico solo una cosa. Non lo fate a casa. E se lo fate, rischierete brutto. Alla prossima puntata. Ciao.